Abbiamo deciso praticamente forse 20 giorni prima di ritornare, giusto? Di rientrare. Più o meno perché eravamo liberi e soprattutto visto che i Blue Beatles si compongono di persone che arrivano da altri progetti musicali e tra l'altro con l'esigenza tra l'altro di suonare un po' fra di noi. Nessuno di noi avrebbe immaginato poi in realtà quanto avremmo suonato, perché di solito i Blue Beatles hanno sempre preso un mese di tempo, cioè, un paio di mesi ecco, al massimo, e quindi, però così è venuto abbastanza all'improvviso, ok, rimettiamoci a suonare, addirittura facciamo un altro disco, proprio pensando di rimettersi a suonare, c'era la voglia di buttare giù altre cover, eccetera, eccetera, e in più determinate cover, la voglia di provare a buttare giù Messico Nuvole, che era una canzone che facevamo tanti anni fa e avevamo un po' abbandonato, perché poi con i Blue Beatles, ovviamente facendo solo cover, il repertorio puoi cambiare, puoi decidere di cantare tutte le canzoni che vuoi. Quindi era un progetto che avevamo fatto, cioè eravamo un po' accantonato, e invece abbiamo fatto bene. Io mi sono proprio svegliato la notte, cioè un mattino mi ricordo, ho detto no, bisogna registrare Messico Nuvole. Ho avuto una specie di illuminazione, togetta, io vorrei mai che suonasse mai presuntuoso, però ho notato che poi alla fine stiamo avendo questo volo qua, perché a noi capita di suonare delle canzoni tipo prese dal repertorio giamaicano di cantanti che nessuno ha più pari idea di chi siano adesso, perché molti poi non sono morti, non cantano più. La gente poi pensa che siano nostre. Noi per fortuna siamo talmente veramente scevri da ogni secondo fine, che veramente quindi mai penseremo di attribuirci una canzone, anche se magari è stata scritta, non so, nei primi anni 60, e di far, più che far conoscere chi può essere magari Derrick Harry o Justin Hines, e far sentire, cioè, della musica suonata in un certo modo, con un certo tipo di flavor, di gusto, e devo dire che poi la cosa sì, si sta traducendo poi in questi termini, cioè la gente ascolta delle canzoni e le trova belle, come le abbiamo trovate belle noi quando abbiamo messo le mani su certe cassette o su certi dischi raccattati nei mercati, oppure nei primi viaggi a Londra, a Parigi e compagnia bella, che magari non tutti erano la fortuna di fare, o anche come percorso musicale di ricerca, cosa che magari a noi è stato più facile fare per attitudine. La gente magari non lo fa ma per minore attitudine o perché va così in mondo, chi se ne frega, e poi attraverso di noi scopre delle cose. Non lo so, infatti Non lo so, ma io detesto pensare che la gente poi pensi che ci sono delle cliché, nel senso essere scontati. Quindi abbiamo fatto l'altra volta il disco, quello dal vivo dopo, noi non avevamo mai fatto un disco dal vivo, e chiaro, se potessi rifarlo rifarei anche quello, perché poi sono un menoso rispetto alle registrazioni e no, come è fotografato quel tecnici. Ecco, fotografare momento. un momento, è vero che si potrebbe anche fotografare questo momento, ma anche no, più che fotografare facciamoci allora invece un bel, facciamo un film. Quello sì. A me piacerebbe fare un film, allora sarebbe divertente, però non lo so, per dire, ci piacerebbe provare a tirare fuori un'altra canzone in italiano, un'altra cover italiana, perché a me poi nel mucchio, nel marasma, so che poi il pezzo magari in italiano ha un'attenzione anche un pochettino diversa, e in più mi piace perché ho tanto background di canzoni che mi hanno fatto ascoltare i miei da piccolino degli anni 60, e quindi mi piacerebbe buttare fuori una cosa, e potrebbe essere carino prepararlo per l'estate, però cioè, non vorrei dare, cioè, non lo do per così per scontato, perché al momento non c'è poi in realtà niente di. No. No, di sicuro, esatto. Niente di sicuro, ci siamo qua domani, chissà, non scherzo, però è vero così. E un altro live, no, adesso ci godiamo veramente questo long play, che tra l'altro è in classifica, quindi figurati. E vogliamo suonarci, visto che una volta potevi suonare anche 6 anni con un disco solo, noi ogni volta dobbiamo fare, cioè, abbiamo fatto 30 concerti per disco, a sto giro vogliamo fare tanti concerti con long play. Poi vediamo, poi magari siamo qua a dire no, e poi fra 6 mesi capita una bella registrazione. A me piacerebbe forse fare magari invece un supporto magari con delle riprese del live, cioè più che altro non so, dove ci potessero essere sei, quattro, non so, video girati tutti insieme per chi magari non li ha visti tutti e quattro, così, e
e però poter produrre poi magari un bel concerto dal vivo, cioè tocchi di registrazione, tocchi pezzi di registrazione dei concerti, però poi alla fine non è che abbiamo tutto questo materiale, perché questa roba qua poi ci vogliono un po' di mezzi tecnici, ecco, bisogna farla apposta, e quando vuoi fare apposta non sei mai spontaneo, e poi il pomodoro sa troppo di pomodoro, il quadrato è troppo quadrato, e quindi puntini puntini.